Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Mau, oggi siamo qui per andare a completare la missione Distruggi gli gnomi a Campo Merduzzo e a Forte Fritella. Innanzitutto dovremmo trovare 8 gnomi oppure alcuni in più ragazzoli. Ma qua vi ho fatto una bellissima mappetta dei gnomi da andare a distruggere. Allora ragazzi, qua ci troviamo all'entrata di Campo Merduzzo, che sarebbe questo mega isolone in basso a destra sotto brughiere brumose, come potete vedere qui. Iniziamo questa mappetta. Potete vedere qui all'inizio c'è il primo gnometto. Quindi noi cosa facciamo? Lo distruggiamo. Poi saltiamo le barriere così. E qui ci troveremo un secondo gnomo, e quindi noi spaccheremo. Seguiamo questo bellissimo sentiero che ho creato io in metallo. E guardiamo un po', ci saranno altri due gnometti proprio accampati qui. Eccoli qua ragazzuoli, proprio due gnometti qua. Guardate un po', c'è il campfire, una cassa, l'ombrellone, due gnometti qua. Uno e due, quindi saremo a quattro. Qua un'altra scala ho fatto, quindi saliamo. E qua ce ne dovrebbero essere altri due, se non sbaglio. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, uno di qua, quindi uno qua, e saremo a 5. E poi un altro qui, e quindi saremo a 6. Ragazzuoli, quindi in teoria se sono 8 ce ne mancano altri due. Ragazzi, quindi noi scendiamo di qua, andiamo verso questa parte qui. Adesso questo gnomo sarà nascosto dietro un albero, quindi ragazzuoli, attenzione a trovarlo. Guardate un po' qua, ho costruito. Andiamo avanti. Il nostro gnometto in teoria dovrebbe essere dietro quest'albero. Infatti sta a fissare l'albero e noi lo uccidiamo. E saremo... no, l'ho preso. E saremo a 7 su 8. Noi quindi seguiamo ancora questo bellissimo labirinto che ho creato in ferro. Giriamo di qua. Qua c'è da distruggere un po' di macchine, un po' di roba. Ecco qui un altro gnometto accampato. Uccidiamo questo. E qui saremo a 8 su 8. Ma ragazzuoli, per arrivare ne facciamo ancora uno, perché non si sa mai se sono 9 o 8. Qua ho creato questa stradina piccolissima e c'è questo carinissimo gnometto che sta osservando il mare. E quindi saremo a 9 su 8, possiamo dire ragazzuoli. Quindi questa tappa qui è completa. Adesso dobbiamo andare a Forte Fritella. Eccoci qua ragazzuoli, nella seconda parte del video, dove andremo a distruggere gli gnometti. Questa volta qui a Forte Fritella. Si trova proprio vicino a Sabbie Sudate, un po' in alto a sinistra. Guardate un po' qua sopra, dove c'è questo bellissimo e maestosissimo castello tutto rotto. E andremo a cercare gli altri 8 gnomi che ci rimangono. Allora entriamo, sempre il percorso ovviamente di metallo. Uno gnome si troverà qui con un C4 in testa. Uccidilo. Questa è la mia C4. Faccio. Vai, vai, vai. Perfetto, un gnomo è andato. Ecco qui il secondo, nascosto vicino al frigo. Eccolo qui. Poi ragazzi, ci spostiamo qui. Saliamo per le scale. Modifichiamo qui anche. Cosa sta succedendo? Qua in teoria ci dovrebbe essere un gnomo dove sono io, ragazzi. Quindi adesso, dove è il mio fucile d'assalto, ci dovrebbe essere un gnomo. Però per un problemino è esploso. Non si sa come, però è esploso. Poi, dopo aver trovato questo animo qua, saremo a 3 su 8 per completare la missione. Ci spostiamo di qua, sempre con il nostro bellissimo percorso. Un animo qua, perfetto. E saremo a 4 su 8. Poi, bisogna entrare all'interno del forte. Quindi entriamo qua dentro. Giriamo alla nostra sinistra. E guardate un po', un animo qua dentro. Quindi adesso saremo a 5 su 8 per completare la missione. Cosa sta succedendo? No... vabbè, comunque, gnomo distrutto, 5 su 8. Adesso arriva il punto più bello della missione. Bisogna salire in cima al forte. Quindi noi ragazzuoli, cosa facciamo? Ci armiamo di tanta calma e iniziamo a salire. Ecco, ragazzuoli, sotto la prima scala ci sarà un gnomo. Se uccidiamo questo gnomo saremo a 6 su 8 per completare la missione. Quindi miriamo in testa e spariamo. Ecco qui, saliamo un po', ragazzi, qua bisogna salire tantissimo. Saliamo, saliamo, saliamo. In teoria tra un po' dovremmo trovare un altro gnometto. Infatti qua 7 su 8 gnomo nelle seconde scale. Guardate un po', mentre salite lo troverete subito davanti a voi. Lo uccidete. Poi ragazzi, cosa dovete fare? Salire ancora per trovare l'ultimo gnometto che sta osservando il panorama. Quindi saliamo, saliamo, saliamo. Cosa sta succedendo qui? Quindi passiamo di qua. Passiamo di qua. Ed ecco voi l'ottavo gnomo per completare la missione. 8 su 8. Bravissimo, lo distruggiamo e abbiamo completato la missione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Like, commento, iscrizione. E cosa vuoi fare? Perfetto. Noi ci becchiamo al prossimo video guida. Bella raga.